La peota è arrivata qui ad Aramengo perché era necessario trovare un posto che fosse adeguato per la sua conservazione, che fosse protetto dai furti, protetto dai raggi ultravioletti della luce, fosse climatizzato e di conseguenza si è approntato un locale adeguatamente grande per poterla custodire. La peota è lunga 16 metri, quindi avevamo bisogno di un salone molto grande. Abbiamo spostato tutte le cose che avevamo in questo salone e con un ingegnere abbiamo messo a punto un tipo di climatizzazione particolare a caduta che prendesse proprio tutta la lunghezza dell'ambiente in modo da non avere dei getti di aria troppo fredda solo in alcuni punti. Abbiamo costruito una doppia schermatura dalla luce e ovviamente tutti i sistemi di allarme, di antincendio. E dal 2000, quando la peota è arrivata ad Aramengo, l'abbiamo costantemente monitorata e controllata quotidianamente, spolverata quando era necessario. E oggi diciamo che le condizioni in cui è arrivata sono le stesse di oggi, quando lei purtroppo, dico purtroppo perché a me sarebbe piaciuto fosse rimasta qui poter lavorare direttamente sull'oggetto. C'è di buono però che proprio in questi giorni il centro di conservazione di Venaria mi ha fatto un incarico per collaborare al comitato tecnico presieduto dalla Pinin Brambilla e insieme a Massimo Ravera, Barbara Rinetti e Anna Maria Giovagnoli mi occuperò anche del restauro, quindi non sarà una fine per la peota, perché la peota per noi è molto, molto importante, perché già nell'82 eravamo intervenuti con alcuni piccoli saggi quando era stata spostata da Palazzo Madama a Palazzo Nervi. Avevamo fatto un piccolo lavoro di pulitura, avevamo messo a posto alcune fenditure, avevamo fatto alcuni incollaggi e ci eravamo subito resi conto che non si poteva fare un restauro vero e proprio nei tempi a disposizione. Quindi si erano aperti alcuni saggi di pulitura che sono ancora quelli che vediamo oggi, sono passati ormai 30 anni. Oggi avremo delle tecniche migliori sicuramente di 30 anni fa e quindi speriamo di poter vedere l'oggetto al massimo splendore. Per quando volete, prima. Io ho iniziato ad occuparmi di restauro nel 75, lavorando nella bottega dei miei familiari. Però diciamo che questa non è stata una cosa ovvia, anzi è stata una scelta difficile perché tutti si aspettavano da me che io continuassi. Io invece volevo trovare un mio spazio e non è facile quando madre, padre, fratello fanno già lo stesso lavoro. E sarà ancora più difficile per mia figlia che ha tutta una generazione ancora in più. Ma ho voluto trovare una mia collocazione per cui ho cominciato lavorando a fianco di papà, di mamma e con i vari collaboratori e poi mi sono ritagliata un mio settore in cui mi sono specializzata della cosa che a me piace di più, che è il campo della reintegrazione pittorica, che parrebbe la cosa meno, diciamo, importante in un restauro, perché è importante più la parte conservativa, cioè noi vogliamo conservare l'opera, però certe volte alcuni restauri veramente uccidono le opere, perché non riesci più a vedere la parte originale da quella di rifacimento, oppure travisano, magari anche non ricostruendo alcune parti, travisano l'aspetto dell'originale. Quindi credo che se non è importante per la conservazione, per far durare l'opera di più, è molto importante per poterla leggere. E questa è la cosa che a me piace di più.